descrizione di questo posto ti direi che la prima parola che mi viene in mente è atmosfera, nel senso che questo è un posto costruito su un'atmosfera che è stata creata nel corso di anni. Questa casa nasce circa 600 anni fa, anche se la storia del borgo è molto molto più antica per le zone di noi. La casa all'inizio si presentava veramente in condizioni disastrose, lentamente nel corso degli anni abbiamo cercato di essere al tempo stesso rilassante, piacevole, ma anche di conforto. Abbiamo costruito un giardino che ruotasse intorno alla casa e che potesse offrire un ristoro. Qui la temperatura d'estate è piuttosto calda, quindi abbiamo voluto ampi spazi d'ombra. Abbiamo voluto una piscina in zona sopraelevata rispetto alla casa, decisamente posto dove poter riposare dopo le escursioni fatte magari durante la giornata. Uno dei temi principali di questa zona della Toscana è sicuramente la vite, è un tema che abbiamo voluto riprendere nell'affrescare alcune delle parti comuni con questo tema di calci e grappoli. It's never ending. We could fly. La proprietà è rappresentata da un'abitazione principale che ospita 6 camere, 4 delle quali dotate di bagno privato e personale. Ogni ospite ha una camera costruita e arredata secondo uno stile particolare. Abbiamo ristrutturato l'interno mantenendo il materiale e la struttura originale degli ambienti e abbiamo voluto creare un ambiente che, pur essendo una casa per ospiti, quindi una guest house, quindi non tanto un albergo ma un punto di ritrovo per amici con amici, abbiamo voluto creare delle zone di riservatezza e di intimità. Delle parti comuni possiamo dire che abbiamo un'ampia sala che noi chiamiamo la sala della musica, dove anche durante periodi di brutto tempo si può passare gradevolmente la giornata. Raggiungere il mare, così come puoi visitare i dintorni storici, Santiago, Volterra, Montepulciano. Quindi hai, da un certo punto di vista, importantissime mete storiche. Questa è una terra dei fusti, ma hai anche zone di terme e hai anche soprattutto la cucina costante. Questo posto dove sicuramente si mangia molto bene. Intorno a questi punti noi abbiamo costruito la nostra casa, quindi abbiamo voluto che fosse riposante, accogliente e che si denotasse rispetto ad altre proprietà dei dintorni per un certo tocco di originalità e signorilità.